Si tratta di un ponte sospeso che ha precorso i tempi in quanto gli esempi coevi sono stati veramente scarsi e di scarso pregio. Rimando al citato libro di curatore Gianni Antuoni per la conoscenza degli esempi e della loro storia. Ho seguito il collega ingegnere Domenico Iantoni in questa sua intrapresa fin dall'inizio, quando l'ascoltavo non troppo attento sulle prime, per parlare di un certo ingegnere Luigi Giura, tecnico borbonico del Regno delle Due Sicilie. Il tono con il quale mi riferiva delle sue ricerche, da principio un po' vago, via via assunto gli accenti entusiastici e coinvolgenti che caratterizzano il suo linguaggio quanto racconta le sue investigazioni sulla storia duo-siciliana. Per me, che ho faticosamente studiato una storia del risorgimento italiano dettata dai canoni politici del dopoguerra, appena tinta dagli sprazzi europeistici del pensiero socialdemocratico mitteleuropeo del mio professore di scuola pubblica, era un modo quasi nuovo, già vagamente intuito nella mia formazione culturale, ma mai adeguatamente approfondito e metabolizzato, di sentirmi italiano, italiano del sud. Ho quindi affrontato con curiosità crescente la lettura del testo e confesso mi si è aperto un mondo nuovo e un modo altrettanto nuovo di affrontare criticamente la storia pre- e post-risorgimentale del mio paese. Inevitabilmente poi sono stato catturato dalla parte ingegneristica, là dove si parla di pendoli e catenarie, essenza scientifica dell'opera. Dallo studio delle tensioni ed estremità delle catenarie di ritenuta e di sospensione dei ponti sospesi, aventi diverso angolo sull'orizzontale, e studiandone le escursioni provocate dalla dilatazione termica delle catene, il Giura escogita un doppio pendolo imperniato in cima alle colonne di profilo egizio, che risolvono il problema statico del ribaltamento di contenere risultanti nel terzo medio del rocco di base. Qualcuno ha sostenuto che è stato copiato il ponte des Invalides del Navier, anch'esso progettato con colonne di tipo egizio, ma mai portato a termine a causa del cedimento delle fondazioni, già in fase di realizzazione. Ma non è così, soprattutto per la sostanziale differenza degli apparecchi di sospensione. Il Navier sembra infatti aver adottato un carrello scorrevole su binario posto all'estremità delle catenarie, senza poter pertanto ridurre la componente orizzontale e contenere la risultante in zona di sicurezza, cioè nel terzo medio della sezione. Il ponte sul Carigliano ha inoltre un'altra garanzia contro il ribaltamento delle torri. I tirafondo, che fissano alle sommità i pilastri portanti degli apparecchi di ritenuta, si prolungano in fondazione oltre il rocco di base, sicché la strizione dei bulloni in cima alle aste conferisce al sistema di pietra una sorta di precompressione, probabilmente fuori calcolo, data l'impossibilità all'epoca di ottenere la tensione desiderata per mezzo di chiavi dinamometriche. Evidentemente all'epoca non si conosceva questa tecnologia. Vado alla definizione di ponte sospeso. È una struttura che scavalca un fiume o altra barriera geomorfologica, creando continuità di comunicazione viaria per mezzo di un impalcato appeso a catene poste fra i vertici di due torri nel caso della campata unica. Due torri, quindi, nel nostro caso con stilemi egizi, che sorgono in coppia su due versanti dell'alveo del Garigliano, per ciascun lato della sede viaria. Il particolare schema statico di cui tratto era fortemente innovativo agli inizi dell'Ottocento, considerati i materiali e i tipi edilizi fino allora usati nelle architetture, sia militari che civili, per le quali raramente si era ricorsi ad elementi tesi, se non per tipi di modesta luce come ad esempio i ponti levatoi, da considerarsi piuttosto ponti strallati che ponti sospesi. Già, ponti strallati, ne abbiamo recentemente sentito parlare per il drammatico crollo di quello sul Polcevera a Genova,
ma il ponte stellato ha uno schema statico e quindi una risposta alle sollecitazioni dinamiche molto diverso da quello sospeso. Nel ponte strallato, infatti, si inducono sforzi di compressione nei conci dell'impalcato, compresi fra il punto di vincolo dello strallo e la base del pilastro, in equilibrio solo per simmetria. Ovviamente gli effetti dinamici dei passaggi dei veicoli sposta questo equilibrio da una parte all'altra del pilastro, inducendo così un lavoro a fatica dato da un continuo alternarsi di reazioni di verso opposto che cimentano sia gli stralli che i piloni. Stralli in cemento armato con nuclei pretesi calcolati in modo da evitare il passaggio per lo zero, sto parlando evidentemente del ponte sul Polcevera, ovvero tensione nulla o trazione nel calcestruzzo. Per proteggere gli stralli da corrosioni si è quindi usato calcestruzzo precompresso. Oggi si adottano stralli in acciaio con trefoli opportunamente dimensionati e posti in vista protetti con adeguati trattamenti, zincature, cerature o guaine. Forse qui la criticità è essenziale del ponte di Morandi. I ponti installati moderni che si stanno notevolmente moltiplicando, per esempio in Cina, non hanno rivestimenti in calcestruzzo, non sono cioè elementi di calcestruzzo precompresso. Il precompresso sarebbe stata tecnologia veramente troppo avanzata per i tempi dell'ingegner Giura, tempi in cui non si era in grado di tendere il nucleo d'acciaio. Ma un ponte sospeso ha sorpreso tuttavia i contemporanei per una tecnologia estremamente spinta per l'epoca, come la produzione in serie di maglie di ghisa, forgiate con notevole precisione ed assemblate nella catenaria, posta al di sopra di ciascun lato della via di corsa del ponte sospeso. Lo schema statico del ponte sospeso si differenzia dal ponte strallato proprio per l'inesistenza di qualsiasi sforzo indotto nell'impalcato, in particolare di sforzi di compressione. Infatti, le catenarie, tre per ogni lato, sono le curve naturali, segmenti di parabola, che uniscono i punti di ancoraggio delle fune, dal ponte di ritenuta nel corpo morto entro terra alla cima della prima torre, da qui alla seconda torre con un segmento completo di parabola, avente il punto minimo al centro della campata. Quindi il ramo simmetrico di parabola della seconda torre al punto di ritenuta entro terra. Alla catenaria sono appesi un fitto numero di elementi di acciaio, detti appunto appendini, portanti travi trasversali sulle quali grava l'impalcato con i propri correnti longitudinali. L'opera di Giura, insomma, sfida il tempo e oltre il razionalismo della statica, concede spazi all'immaginazione e il gusto estetico con simbolismi, dei numeri alle sfingi poste ai lati degli accessi al ponte, ai capitelli storiati con basso rilievi stilizzati ancora di marca egizia. Mi ha turbato infine il titolo della tesi di Giura, proporzione degli intercolumni, misure degli ordini per via dei moduli e quali forme possono convenire agli edifici civili. Per me, che in gioventù ho affrontato temi di architettura con titoli come Mnesicle l'architetto dei propilei o Bramante e il tempietto di San Pietro in Montorio, è stata una reminiscenza che mi ha riportato alle nozioni di ricerca del bello come armonia di rapporti proporzionali delle parti che compongono un'opera. E nell'opera di cui tratto, senz'altro questi rapporti sono stati oggetto di attento studio. Si doveva infine giungere ai nostri giorni per banalizzare e rendere inutile tutta la teoria delle sospensioni delle catenarie fin qui esposta, per arrenderci di fronte alla trave continua semplicemente appoggiata, alta 120 cm, che sorregge attualmente l'impalcato. Come dire che il ponte, che aveva fieramente sostenuto le ingiurie del tempo, ha dovuto cedere all'ingiuria dei nostri interventi.